moto, bici e accessori. Tante novità presentate a ECMA 2022. C'è Ducati con Diavel, completamente nuovo, e con telaio in alluminio. È stata ristudiata completamente e in particolare c'è stata una grande attenzione al discorso del peso. Con lunga esperienza nelle moto elettriche, Energica apre nuovi settori. Sia in settori attinenti alle due ruote, ma anche in settori totalmente diversi come l'agricoltura, addirittura per gli aerei. Un salone che parla Made in Italy. Presente un marchio storico come Guzzi. Questa nuova V100 Mandello incontra un'altra eccellenza del Made in Italy, che è l'aviazione militare italiana. Un mercato in cui è sempre più importante l'utilizzo del carbonio. Adesso stiamo iniziando a introdurlo anche per parti più strutturali, come possono essere delle leve freno e frizione, anche sui serbatoietti in carbonio. Dentro ECMA spazio anche le start-up. Abbiamo preso questo posto in Abruzzo, a Teramo, e lo stiamo trasformando in una specie di Silicon Valley per la mobilità sostenibile. Attenzione anche alle bici elettriche. Quando ha un contenuto tecnico valido, diventa un oggetto importante con cui potersi spostare. Poi c'è chi lavora a contatto con il pubblico, come hostess e influencer. Comunque ti danno molto calore le persone, quindi è bello. C'è un bell'ambiente. Vedi appunto le nuove moto che stanno appunto per entrare nel mercato.